assente, Calderella, Caruso, Paolo, Gallo, Vitali, assente, Lazzari, Passarello, assente, Orlando, Canonico, assente, Amaro, assente, Muret, Midolo, assente, Vinturri, Oliva, Oliva, assente, Ambrogio, Libro, Bianca, assente, Di Rosa, Masuzzo, assente, Ponte, domani c'è assente, domani dopo cambio fai il caffè, perché... Morale, assente, Damato, assente, Ragusa, Dell'Ovo, Caruso Paolo, assente, Palco, assente, Rauchea, assente. I 30 consiglieri, 15 presenti, 15 assenti. Ha chiesto la parola il consigliere. Prego, consigliere. Presidente, con i consiglieri, dopo lo scorso anno, in questo periodo, quando ho fatto un intervento, pensavo che l'amministrazione magari cambiava modo di agire, il modo di operare per quanto concerne le spese delle manifestazioni in questa città, e mi dispiace che si persevera e si continua a spendere soldi nonostante le teste che vanno fatte. Vedete, io sono consigliere comunale con tutti voi, e quando le cose vengono fatte e questa amministrazione di fatto devo fare solo piacere, perché giustamente il sindaco, questo chi verrà e quelli precedenti sono i sindaci della città, rappresentano la città e devono lavorare per bene della città. Ma come ho detto l'anno scorso e ribadisco questa sera, è assurdo che si spendano 120.000 euro per il carnevale, Presidente. È assurdo. È assurdo in una città di povertà, in una città senza lavoro. Si poteva spendere, si doveva fare per questi canali, e deve essere fatto per la protezione. Ma è assurdo perché siamo in una epoca molto difficile. Gente che non lavora, strade, messe a casa, problemi di tutte le nature, e si fa una festa che è riuscita sicuramente, non bisogna dire no, ma che dura 3 giorni, e che 120.000 euro, secondo me, sono molto pesanti. Ma queste cose non mettono in campagna elettorale, perché noi siamo delle feste, le tradizioni di questa città, ma siamo anche per spendere molto di meno, perché la città va amministrata come un compagno di famiglia. Purtroppo questa amministrazione usa tutte le tecniche all'opposto del compagno di famiglia, sperperando soldi, spendendo qua e là, sempre siamo in campagna elettorale, e i soldi del comune vanno spesi per farsi bene e per farsi anche un po' di pubblicità e di prendere voti. Che poi non capisco, vorrei essere spiegato all'assessore lo spot che stasera non c'è. L'anno scorso la figura della Parti, quest'anno la figura dell'Altura. Vorrei capire cosa vengono a fare questi. Allora, io vorrei solo capire qual era fino a quando viene un cantante. Si può anche stare, ma questi vengono qua a vedere di che cosa. E poi stamattina ho telefonato all'assessore Baccio, al quale ho diciamo un po' contestato il fatto che nella termina sindacale non c'è scritto nella specifica quando ha preso questa Arcuri, quando ha preso questo Smaira che non ha fatto vedere nessuno. Ma io vorrei dire che l'assessore ha ribadito che c'è un'organizzazione alla quale si affida, aspettavo, e alla quale dovrei fare 19.000 euro, non mi ricordo bene. Ma nella specifica queste persone, del mondo lo aspettavano, non si capisce quando hanno preso. Tutto un mistero, e si continua, nonostante i miei appelli. Io, vedete, purtroppo ho un modo di fare e di dire le cose, perché in quest'aula, dovete sapere, lei che non c'era 5 anni fa, ho segnalato delle problematiche relative alla precedente amministrazione,
e mi dispiace dirlo con tanto rancore, ma ci sono state delle debitezze nei confronti degli precedenti amministratori. Io ho segnalato il problema, dicevo alla sindaco precedente, ma lei come fa a fare questo? Ma come fa a fare questo? Mi rispondeva, guarda, a casa mia e comando io. Vedete, io segnalo delle cose anche a questa amministrazione. Non mi metto il sindaco, ma sono a casa mia, ma mi fa piacere che la parola lavora e deve lavorare così. Io vi faccio sentire delle cose, continuate a dare soldi al ruolo, nel senso di prendere il ruolo, a dividere questi soldi, dove non è scritto in nessun posto, non è scritto in nessun posto, ma si continua. Io vi aspetto la lunga, vedrete che quello che dico io non è più un fondamento, e siamo qua ad attendere gli eventi, dei fatti. Mi dispiace dirlo, ma il sottoscritto che parla non è ben visto che dice la verità, e la verità fa male. E questo lo dice l'amministrazione precedente, molti sono chiamati a giudizio, sono stati. Vediamo come finirà con questa amministrazione, con questo spettro di denaro e che soldi passano la prova. Fatta questa osservazione, vedete, il carnevale l'ha fatto, ma l'ha fatto per premiare i pochi carristi rimasti, perché ormai dove sono questi carri? Prima si faceva il carnevale e c'erano 4 carristi, siccome sono scappati per questi soldi, come ogni anno, purtroppo ahimè, si ci danno dopo 7-8 mesi, se si ci danno, e come sono scappati tutti. Ma il carnevale l'ha fatto per premiare gli artisti che effettivamente creano il carnevale. Questa è la verità. E poi, scusi Presidente, come l'anno scorso, anche quest'anno, una illuminazione faraonica che, glielo dico io, perché sono stato in questi giorni anche quello del carnevale a Reggio Reale, questa illuminazione non c'era. Ma non c'è neanche a Viareggio, non c'è nessun altro in Italia, qua si spendono più di 10.000 euro per la stella dell'illuminazione. E a luce anche, guarda, nel vedete qua, ma è accettato di vedere le abbiamo sapete qua, le spese di luminari artistiche, 19, no, 10.000, 10.500 euro, luminari artistiche, e una del mondo. Perché se l'università l'ha fatta, secondo me, chi c'è la parola che c'era a dire? Ma dove viviamo? In un comune pieno di splendore economico? Io penso di no, e il sindaco lo sa. Perché se si sa cosa succede? Dico questo e poi vado a concludere. Che a volte sa cosa mi dicono, mi creda. Io sono sindaco, non lo posso dire. Ma lo devo votare! E sa perché mi dicono questo? Infatti hanno anche ragione. Perché lui prima ha criticato gli altri che abbiamo lasciato un buco in questa amministrazione. Ora lo mettiamo in opera, perché chiederete, è sempre lui, vediamo come amministra la città, me l'hanno detto in tanti, non lo possiamo vedere, lo voteremo per vedere cosa farà per la città. Questa è una bella risposta ai posti dell'altra sentenza. Andiamo, voglio formulare un'interrogazione bellissima e le chiedo gentilmente una risposta non orale, ma scritta, nei termini di previsti della legge, e chiedo in poche parole quante somme sono state stanziate nel 2016 e nel 2017 da questa amministrazione per comunicazioni istituzionali, non so se mi sta seguendo, e che sono stati beneficiari di dette somme stanziate. Si richiede una risposta scritta e si richiede non solo la risposta scritta, richiedo anche il cartaceo con la documentazione specifica a chi sono dati questi soldi e alle varie persone, per così dire, società, dove sono finiti questi soldi, non so se sono stato chiaro. Quindi volevo sapere le comunicazioni istituzionali, a chi sono andati, le somme tra il 2016 e il 2016, non so se l'interrogazione è chiara. Non ho fatto orale. Io chiedo una risposta non orale, non voglio dibattito. Voglio legare la mano, di vedere i giornalisti dalla Presidente, la ringrazio. Siamo in campagna elettorale globale di Parlamento, mi sembrava giusto attenzionare questo sul carnevale. Perché vedete, sindaco io, te lo dico una faccia. Sindaco io, non darò bombo, mi darò le teste, bisogna parlare di economia, che quando non so non ci ho rubato tanti. Come sempre, ma in realtà la voce di un paese fa. Speriamo che sia di nuovo lui e poi ci spiego un po' la nostra festa di carnevale. Sarà pulita, sarà lucida. Siamo a favore.
Grazie consigliere Rossi. Sì, aveva chiesto la parola prima il consigliere Duro, consigliere Di Rossi, dopo prendo la parola. Consigliere Rossi, prego. Presidente, allora, volevo ricordare soltanto, signor Presidente, al consigliere Caruso, che sicuramente c'è. Tu hai iniziato dicendo complimenti per questa manifestazione, è riuscita. Questa manifestazione è riuscita perché sappiamo che nel momento in cui si presenta un VIP che fa la marina, una manifestazione, gli piazza si dietro. Quindi grazie al VIP che è pagato, strapagato, grazie a quella figura professionale si tiende alla piazza. Poi se sbaglio a lei non ha fatto ridere, mi pare che è venuto per cantare, non è venuto per fare il comico. Un'altra cosa ancora. Ora la cittadinanza darà, anche se ci fa antipatia, no? Tutto ripeto, le sue parole, cosa ne fanno, Presidente, perché lo devono mettere alla prova, devono vedere come si rovina con le sue mani, pare che sia questo il nocciolo, il suo discorso, gliel'hanno riferito. Ora io invece vi voglio ricordare una cosa, se lei si ricorda bene, lei dal primo giorno, no? Anche sui network, sulla cittadinanza, facendo pressione sulla povera gente che lei tanto nomina, ha utilizzato come facendo atti di sciacallaggio nei confronti del sindaco Cannavi, dell'amministrazione Cannavi, dicendo che lui Cannavi in questi 5 anni ha impiegato i debiti del comune di Alma, perché da voi ci darà le spalle, si scuotono le pene, si sostenderà l'amministrazione e quindi non gliene frega niente, lascerà un paese indebitato perché lui non ci sarà più. E sono pronto qui a metterlo per iscritto perché questa cosa l'ha detto prima, quello che lei ancora non dice. Quindi io sarei tutte le sue promesse, come la prima, lasciate il momento. Luca Cannata si è ricandidato. Questa amministrazione, che ha ereditato una nave che era ormai quasi un relitto, ha avuto il coraggio, no, di attingere al piano di riequilibrio, ha avuto il coraggio perché per l'opposizione era. Quasi tutta l'opposizione, non se ne ricordo mai, forse tutta, dovevamo noi direzionarsi verso il distretto finanziario. Ecco, veramente Avola sarebbe diventato un delitto. Questa nave pare che ormai galleggia, l'abbiamo indirizzato questa amministrazione che andava da indirizzare in una rotta seria, il paese sta cominciando ad avere ossigeno, stiamo cominciando ad avere consensi, no? Non solo dagli avolesi, ma da tutte le parti del mondo, dai turisti, dagli amici che vengono da fuori, i pausi sono tanti. Ora io capisco il rammarico, perché quando poi si comincia a scontare in aria, poi per questo faccia prima. Quindi voglio dire, ora tutti questi sciacalli, non faccio i nomi, però presto vedremo le facce, no? Perché ora di questi sciacalli alcuni metteranno la faccia e gli avolesi vedranno chi ha fatto veramente sciacallaggio. Perché hanno indotto tanta povera gente, no? L'hanno indotta nell'errore, facendo di capire che il sindaco Cannata era il lupo cattivo della situazione. Una volta che la gente sta cominciando a rendersi conto che l'aula è cambiata il meglio, e che pervengono i carnevali 100.000, 200, 300.000 euro, perché questo che dà la possibilità, no? Al cittadino, all'operaio, al lavoratore, di poter uscire con la famiglia e potesse pure momenti della vita di felicità con gli amici. Ora dico io che cosa c'è l'illuminazione faraonica, ma vado sul dato da passato che cosa è successo. Ora peggio di quello che si poteva fare con una vecchia cattiva politica, di portare Avola quasi a un relitto, poi l'abbiamo tirato fuori, ma peggio di quello che avete fatto nel passato, che cosa volete fare? Ora voglio dire, grazie a noi, grazie alla prestazione che è andata, la nave Avola si è salvata, perché stava volando a picco e noi l'abbiamo tirata fuori e adesso va dritta. Ora che si trova a bordo per la prossima campagna, per le prossime elezioni, che si troverà a bordo, si goderà la crociera. Va bene, gli altri saranno soltanto dei poveri profughi. Scusate se faccio questo termine di lavoro, non ci riesco a fare. Sarete solo dei profughi. E io sto facendo sicuramente. Consigliere Caruso, io a lei sta facendo, non glielo butterò. Perché lei proprio è andato con poi questi discorsi che fanno. Che cosa ci fanno paragonare noi a dei delinquenti? E alle istituzioni passate, e la procura, ma che cosa vuole dire? Che cosa vuole insinuare?
che l'amministrazione che andate a fare di vedere i guenti, ma vi siete guardati dietro, gli avete aperto gli armadi, ma gli scheletri non li potete più contenere. Quindi la migliore risposta da parte nostra in questo momento sarebbe stato lì il silenzio, perché le parole non sono spiegate, perché dall'altra parte ci sono gente che agisce con cattiveria e sciacallaggio, sfruttando veramente la povera gente, non che usate la povera gente, ma che ne sa, la povera gente, chi ne sa? E dopo la casa di capitano, ma chi ne sa? Grazie. Grazie a lei, consigliere. Signore consigliere, signor Presidente, tutti sanno della povera gente, ma lasciamo perdere un po' di voi. Fare ancora male. Anzi, volevo cogliere gli auguri alle donne presenti qua in aula e a tutte le donne che danno senso alla nostra vita. E passiamo a un punto qua alla risposta. Abbiamo ricevuto la risposta dall'assessore Riva per quanto riguarda l'interrogazione posta per quanto riguarda la sicurezza degli edifici scolastici. Avevamo posto dei quesiti che sono stati disattesi nella risposta. Uno dei quesiti era questo qua, che nel terzo istituto comprensivo statale Luigi Capuana si era staccato un intonaco dal tetto. Volevamo sapere il grado e l'entità del danno, se tale danno è avvenuto e provocato danni a persone presenti all'interno della scuola e se è intervenuta l'amministrazione a come intendere intervenire per garantire la sicurezza che abbiamo diritto in base. Di questi quesiti che io ho messo nell'interrogazione e che va anche nella tecnologia, lei nella risposta non le cita. Gli interventi che sono che lei mi cita qua sono stati fatti per altre cose, sono ONU, PERS e quant'altro. Questo qua era un intervento straordinario che era successo. Se non lo so se è stato fatto, però nella risposta non lo so. Se io chiedo una cosa che voglio vedere, scusi, consigliere, assessore, la invito a rispondere al microfono, così la risposta almeno. Ora voglio rispondere alla fine, quindi noi volevamo una risposta scritta su questo, quindi lei ha iniziato. Nella seconda parte dell'interrogazione, noi volevamo sapere se le nostre scuole, quelle di competenza comunale, erano di certificati di disciplina statica, no? Allora, alla fine del discorso, dopo tutti gli interventi che l'amministrazione ha fatto, mi si parla di solo in due scuole permessi di agibilità, poi mi parla di attestato di idoneità, certificazione collaudi, dichiarazione di abitabilità. Capisco che sono termini agibilità, abitabilità, termini che possono essere fraintesi. Però mi sembra che il testo unico dell'edilizia, quello del 2001, parla effettivamente di agibilità. Ormai si parla di agibilità e non di abilità. Allora, dato che io nella risposta scritta non ho capito bene le scuole che hanno una certificazione di agibilità o meno, vorrei che si producesse copie di tutti i certificati delle varie scuole di competenza comunale. Le copie dei certificati di agibilità ci sono per quanto riguarda le scuole comunali. Va bene? Così almeno siamo chiari, io ho le copie e so almeno per sapere quello che ho chiesto. Okay. Grazie. Grazie a lei, consigliere Luna. Assessore. Non è la dopo. Non è stato non è una questione, è un capitolo di prestazione che c'è, perché c'è stato di nuovo un progetto che si è andato in un'altra. Per quanto riguarda le certificazioni, perché noi ci siamo già prendendo tutti e le abbiamo tutte, okay, e saranno aggiornate, perché come sono le norme, entro il 2017, saranno tutte le aggiornate, cioè prima delle strutture che venivano riportate. Quindi abbiamo tutte le cose, e a un anno di tempo, perché è stata una volta, a livello nazionale, per accettare le scuole che sono state realizzate,
Grazie a lei. Il sindaco, scusi, non si chiama, il sindaco voleva intervenire sul punto. Consigliere, prego. Presidente, consigliere, assessore, io voglio rispondere al consiglio di cosa, non niente con lui, non rispondendo, ma secondo me quando un intervento interdice è scomposto, che sia un sciacale della presenza, non so, questo termine è poco onso per il suo ruolo che occupa il consigliere. In primis voglio spezzare la mancia per il consigliere Caruso, che tanto il consigliere Caruso nella sua barca non ci sta, perché sa che chi sta facendo lo può tirare ai suoi compagni di viaggio, se per stanare andrà la vita. Comunque, non voglio creare delle polemiche inutili, però è lei usa un termine di consiglio comunale che dall'altra parte ci sia pesciacato. Lei ha un ruolo istituzionale, poi consigliere comunale. E noi siamo colleghi suoi. Ma io non mi sento, siccome sono dall'altra parte, lei ha detto che gli sciacalli siamo da questa parte. Io non sono sciacallo, io faccio parte dei capelli. Lavoro, vado avanti e porto avanti la mia famiglia con più lavoro. Barba e capelli, io sciacallo. Non ci sono mai in taglio e allora ti conosce. Comunque, intervento, io mi rivolgo al Presidente del Consiglio, che io come Presidente della Quarta Commissione ho mandato una missiva di diffida e anche per conoscenza al Sindaco, che la nostra Commissione è sistematicamente disertata. Perciò dico questo anche in Consiglio Comunale, in modo che lei si faccia carico di questo, Presidente. Grazie. Grazie a lei. Ci sono altri interventi? Signor Sindaco, se vuole intervenire. Grazie, Presidente. Presidente, rispondo ad alcune interrogazioni e parlo intanto per annunciare che noi veniamo da un carnevale spiritoso, uno dei carnevali più belli della storia di Ava. Ho visto presenze mai registrate nella città di Ava, con ristoratori, albergatori, strutture ricettive piene di turiste e di persone che hanno visitato la nostra città in quei 4 giorni. Non possiamo quindi che confermare che il nostro investimento è stato proficuo, che la nostra tradizione è stata garantita, che alla città è stato permesso di avere una identità popolare attraverso la festa del Carnevale, che oggi viene rappresentata a livello nazionale e che rappresenta il terzo Carnevale di Sicilia. Questo grazie all'amministrazione Cannata, ai consiglieri di maggioranza e alla giunta che io in questo caso presiedo. Quindi ogni tipo di polemica e ogni tipo di discussione già ha la risposta ed è chiara e sotto gli occhi di tutti. I fatti dimostrano che noi abbiamo fatto un buon e ottimo carnevale, tutto il resto è chiaro. Per quanto riguarda le scuole e l'interrogazione, l'assessore ha risposto per iscritto, però non potevo che fare a meno, visto che io sono uno che ha fatto politica anche precedentemente, far notare che chi chiede oggi queste interrogazioni, o meglio, chi fa queste interrogazioni e chiede questi documenti per iscritto, agibilità dei locali, delle scuole, quindi tutto quello che è afferente, innanzitutto deve ringraziare questa amministrazione per essere stata attenta nell'aver messo in atto e per ogni scuola
in questo caso lavori pronti di manutenzione urgente, quotidiana, e grandi lavori invece con l'intercettazione di finanziamenti regionali ed europei che hanno permesso quindi di ristrutturare e mettere a norma tutte le nostre scuole. Ma vorrei, è chiaro, quindi anche arrivare presente al consigliere Turri, che magari forse non lo sa, il segretario del Partito Democratico di oggi di Aula, Corrado Santucci, è stato assessore alla pubblica istruzione nella precedente amministrazione, che quindi quando nomina il testo unico del 2001 potrebbe andare a chiedere già al proprio segretario del Partito Democratico tutte le agilità e tutto ciò che è stato fatto quando lui è stato assessore alla pubblica istruzione in questa città, cosa ha fatto per le scuole, cosa ha realizzato per le scuole, cosa ha portato per le scuole. Vada a chiedere di certificare al segretario del Partito Democratico, perché noi, siccome conosciamo ciò che ha fatto lui e ciò che ha rappresentato insieme il suo partito, noi continuiamo con i fatti, risponderemo con gli atti ed è sotto gli occhi di tutti. Però mi fa piacere ricordare che in questa città c'è stato un assessore della giunta Barbagallo che si chiama Corrado Santuccio, che è segretario del PD e che quindi ha fatto in questa città qualcosa, noi speriamo, ma evidentemente se non ha nessun documento in mano non ha fatto nulla, e questo è chiaro del palese, altrimenti non viene al comune a chiedere documenti di agibilità, ve lo chiede a noi, perché ovviamente noi infatti facciamo le cose che loro non hanno fatto. Penso che sia chiaro anche l'argomento e l'oggetto, quindi voi non l'avete fatto e chiedete a noi di fare ciò che voi non avete fatto, e noi infatti lo stiamo facendo diligentemente. Questo è semplice, perché altrimenti non venivate a chiedere ciò che voi avreste dovuto. Per quanto quindi riguarda anche la quarta commissione, mi spiace rispondere al consigliere Amato che è andato via, ma la giunta è impegnata nei lavori quotidiani per fare per la città e alle volte non partecipa alle commissioni, perché io stesso gli chiedo di non partecipare alla commissione, che vengono fatte alle volte dai presidenti della commissione, la parte che è rappresentata da gente che fa inutili in commissione, a differenza delle nostre commissioni che sono presidute da persone che lo fanno con spirito di abilitazione con argomenti che servono alla città. Questo è importante anche farlo. Grazie. Grazie, signor. Prego, consigliere. Allora, da premettere che io avevo posto dei quesiti particolari e l'amministrazione non ha risposto ai quesiti messi nell'interrogazione. Poi, se il segretario del PD Santuccio ha fatto l'assessore, l'ha fatto solo per un anno. Voi state lavorando 5 anni di amministrazione, quindi sì e no, neanche un anno ha fatto l'assessore. Lei poi faceva parte anche della giunta Barbagallo, quindi non è che lei si deve auto-escludere. Poi per quanto riguarda lei, ho fatto parlare praticamente, mi faccia parlare, come sempre fa, mi faccia parlare. Allora, per quanto riguarda le commissioni, dato che non c'è il presidente, prendo io le difese le commissioni che facciamo noi non sono inutili. Questo lo dice lei che sono inutili e invita a non partecipare. Io invece, noi abbiamo liquidato, gli assessori devono essere presenti e rendicontarci quello che hanno fatto. E finora non l'hanno fatto. E sono obbligati a venire in commissione e a rendicontare quello che vediamo. Lei, assessore Orlando, è stato invece corretto ed è venuto quando è stato chiamato. E per questo la ringraziamo. Di quello che lì ci ha portato, però molti assessori non vengono alle commissioni e non relazionano completamente. Allora, non dipende dall'argomento, gli argomenti sono tutti essenziali per noi. Non deve stabilire lei quello che è importante o quello che non è importante. La cannone non lo deve stabilire, non fa parte di questa cosa. E sempre vale, sempre vale, sempre interviene. Eh sì, ma è durato lei, non è che poi alla fine è presente, però lei è qualche parolina, ma l'attento, lei quando intervengono gli altri consiglieri a microfono spento interviene sempre, però nessuno si permette di dare del male educato, non dire che nessuno intervento, se il sindaco a microfono spento sta dicendo qualche parola, faccia tutto di nulla come gli altri consiglieri. Assolutamente. Grazie. Certo.
consigliere Rondinella, prego, prego. Solo una cosa, stasera il sindaco ha dato dimostrazione di essere un di non essere un sindaco, di essere il cervello di consiglieri che non sanno decide se andare in una commissione o meno, ma lo decide lui e lui passa le decide da andare. Grazie. Prego, consigliere. Non volevo intervenire, non mi andava di intervenire siccome ho fatto gli ultimi periodi di questo consiglio comunale, ma quando succedono queste cose in consiglio comunale il presidente del consiglio mi sento offeso più come persona ma anche come consigliere comunale e lei presidente è il nostro culto e sicuramente colui che dovrebbe farci rispettare e bene farci rispettare anche per noi stessi. Allora, fatto da questo punto, io non mi sembro lo scenario, perché non mi dire due cose, ma il problema è una presa di conto a quelli che stanno da questa parte e ci sono io. E allora, e ci sto anch'io da questo, sono seduto da questa parte, ci sono io e ci sto anch'io. E non mi sento scialato, e nel mio armadio, lo può aprire e lo può chiudere il niente, lo può aprire e non è lo schede. Iniziamo da questo punto di vista. Se un presidente del consiglio non si consigliere fatti dire queste cose. Perché sì, è bello parlare di politica, è bello agitarsi, è bello di parlare di cose che avete fatto, di cose che avete fatto. Sono belli gli scambi di idee, ma gli insulti a me non sono mai piaciuti. Soprattutto di questo tipo, lei allora fa il nome e cognome di Sciacalli, ma non cognome di altri scherzi nella mano. Non dice genericamente a tutte le persone che fanno questa parte. Io la ragiono in questo modo, poi le ho detto, però queste parole in questo consiglio comunale, come in tutti i consigli comunali, penso che non vanno. Poi voglio entrare nel merito delle commissioni, perché succede anche noi. E nella commissione e sempre lei che ci sindaco non c'è sindaco la commissione lei può essere di maggioranza ma è un po' di fuori non si può dire in questo consiglio comunale che è una tappa per fuori non si può dire a un consigliere che può essere amato che può essere adorato che può essere bravo può essere chiunque sia, che la giunta è impegnata, che non viene nessuno, che i dirigenti sono impegnati, sono io a dire di non venire. Questa è un'offesa a noi, consiglieri comunali, ma non solo di minoranza, ma anche di maggioranza. Perché noi non ci sono anche quelli di maggioranza, non siamo solo noi. E a me, Presidente, lei sempre il nostro cuore, io nel mondo, sembra lei no, sindaco. Non sto parlando così, non sto parlando con lei. Quindi si è fatto una missiva. Lei si dovrebbe alzare, dovrebbe dire al presidente, al sindaco di non intromettersi nei nostri lavori, perché questi sono i nostri lavori, non i lavori dell'amministrazione. Sono i nostri lavori. Siete immaginate che la posizione, attenzione, perché questo problema l'abbiamo avuto anche con il consigliere per noi. Qualcuno non ci ha presentato, poi l'abbiamo chiamato, l'abbiamo cominciato a dire perché non ci ha presentato, perché non è successo mai. Non abbiamo fatto che si va avanti se non l'hanno fatto così. No, io sto parlando della parte, succede, cioè, succede anche da noi, ma sto parlando della parte. È successo anche. Il problema è la risposta che viene data solo io a dire che c'è un presidente del consiglio, ma insomma il presidente del consiglio deve essere la parte. Ma non parlo della sua funzione, della sua gente, comunque non è corretto io penso. Se voi siamo in dittatura e volete fare quello che volete, fate quello che volete, sì, non decide di fare quello che vuole, prego, anche nel mio ruolo. Allora mi siete non parlo di voi. Scusate, ma è scorretto, non esiste, non c'è nessun regolamento comunale che il sindaco decide di non far venire voi del assessore. È una scorrettezza impossibile, se non c'è. C'è. Ma che relazione? Non ti dice niente. Allora mi rifacciamo questo commissario. Sì, no. Allora, il regolamento lo so per lei. Io
consigliere Dannari, io volevo rispondere brevemente. Io di quello che succede in tutte le commissioni non lo posso sapere. Se mi viene relazionato, se mi viene mandata una missiva in questi termini, io mi attiverò tramite l'ufficio a invitare gli assessori a presenziare alle prossime commissioni. Compatibilmente con gli impegni della Giunta, su questo io non posso entrare. Quindi più di questo non le posso assicurare. Aveva chiesto la parola il consigliere Di Rosso, prego, consigliere Di Rosso. Presidente, assessore, consigliere. Allora, giusto per chiedere, perché non siete fuori adesso. Allora, ribadisco, che voi avete registrato, no? Ribadisco, in passato, quando sono risposto al consigliere che diceva che ora gli avolesi, nonostante il sindaco andate di fatto, Badia, lo voteranno perché lo devono mettere alla prova. Per vedere se riesce a portare avanti la situazione di Alba, che in passato ci sono state, c'è stata parte dell'opposizione che ha fatto sciagallaggio con la povera gente dicendo che il sindaco che è andato sta indebitando la città, però fra 5 anni si scolta le pensi che va e se ne sta fregando di tutti. Questo è detto, sono gli sciagalli. C'è qualcuno che può dire che non è vero? Poi ho detto. Consigliere Caruso sta soffrando, no? Cosa ha detto? Guardate per bene che l'amministrazione è questa, che è successo? Sono stati indagati, quindi io vi aspetto all'arco, io sono qui a aspettare, chi vuole capire ha capito bene, no? E allora io vi sto dicendo che noi non siamo così lui. State attenti invece chi è l'opposizione ha degli schermi nelle mani, perché la cattiva politica che ha portato acqua ad affondare non è stata l'amministrazione. Se c'è una cosa messa sulla giusta rotta, no? Gli ho detto, e in futuro gli avolesi faranno la crociera e il consigliere Caruso farà il naufrago. Io e sta dicendo, non dirò proprio, le parole sono uguali, non si cambiano cose. Quindi che tu ti offendi, che il collega Amato mi vuole bene, che si offende, forse non ha capito quello che voglio dire. Sono stato chiaro ora, quello sono stato fraintenso. Io non voglio offendere nessuno, io sto rispondendo a un intervento che fa. Lui ha iniziato il canale, è stato bellissimo. Allora che ci azzecca la materina, i soldi sono stati spesi perché un evento riente porta tanta gente, solo se c'è il VIP che fa da lì. Ma abbiamo capito che da ora sono stati spesi 300.000 euro che passano a trasferire 10 volte e hanno lavorato tutti, hanno portato dei benefici alla città. Questa cosa è che era stata apprezzata. E allora di cosa stiamo parlando? Che se andiamo a toccare le fasce deboli, siamo le fasce deboli, ma questo non è sciacallaggio. Questo comportamento è sciacallaggio, adesso dicendo siamo sciacallaggio. Cioè, usare la povera gente e iniziarla contro l'amministrazione, la situazione non è solo una cagnata, siamo anche noi. No. Oppure che il sindaco gestisce di queste leggi vuote, no? Poi la verità che c'è un cervello, non capite? Allora, consigliere Di Rosa, la invito a terminare il intervento. Scusate, Grazie.